scarta, quello di lunedì prossimo sì, c'è un programma di tutti i giorni. Posso iniziare allora? Signore e signori, buonasera, benvenuti alla sala conferenza dell'Università di Genova. Siamo qui questa sera per la presentazione di un libro molto bello. Sono lettere sul progetto di libro quando confesso avrei potuto presentare la serata a mia collega Carla Teddy, che era responsabile del settore attività culturale, purtroppo ho avuto infortunio, quindi ha chiesto a me di sostituirla. E si scusa e mi saluta per chi la conosce. Io sono Caterino, sono dell'ufficio organizzazione. Mi ha chiesto certamente se la sostituivo, ho dato un'occhiata, ho confesso molto rapida, mi sembra di molto interessante, molto bello, quindi non è stato questo punto della cosa. Lettere sul Vangelo secondo Tommaso, di Marco Murzi e Paolo Bianchi. Marco risponde a Paolo sui detti memorabili del Maestro Gesù, introduzione di Daniele Carboni, Mimesis. Devo dire che quando me l'hanno portato questo libro, mi ha incuriosito il contatto con Paolo Bianchi, perché è una cosa molto molto interessante, bella e anche molto attuale. Fase della storia che stiamo attraversando, dei momenti abbastanza difficili da un lato, ma anche forse può dire i nuovi sviluppi. Le persone che sono qui sono, non vale il nome, comunque Marco Murzi, mi piace molto la definizione poeta giramondo, da un individuo anche un po', se vogliamo, Paolo Bianchi, gli autori, poi Don Paolo Farinello, che è anche, oltre a essere organizzate le magnifiche di quel ci concerto a San Torpedo, molto bello, molto per gli esimenti, e anche un bello di Torpedo, che lo saluto Carlo Farinelli, che lo saluto ancora più volentieri, e Silvio Ferrari. Silvio Ferrari che conosco da tantissimi anni, era assessore a tutto il Comune di Genova, anzi un grande assessore, posso dire, del Comune di Genova, quando ho iniziato i primi passi nel mondo del genere. Purtroppo non è rimasto neanche l'assessore, ma questo è rimasto, diciamo, sarebbe stato molto meglio per tutta una serie di questioni, perché era una persona che, diciamo, sa il fatto suo nel campo culturale. E poi un terzo evento dell'amministratore che ha parlato di mille generazioni. Leggo soltanto la breve introduzione, poi lascio naturalmente la parola. E questo testo è un po' di intero partecipe del conto tra Mario Comunzi e Paolo Bianchi, relativo al Vangelo secondo Tommaso. Questo Vangelo, in cima alla fonte orale, tra i più antichi, se non il più antico, non è collegato un elevato racconto con centri geografici, bensì un insieme delle notazioni delle cose dette da Gesù, aforismi, chiarimenti, primi parti, e quindi molto interessante. Non mi sono accentuato, in modo di risurrezione, nel modo di sempre. Qui Gesù è il maestro spirituale che, proferendo parola, fecondo il mio spirito di chi per Gesù. Oggi è un evento con fiducia che ha questo testo, unico del suo genere, senza valersi di nessuna delle linee, basta promesse, consente di vivere un cambiamento interiore e di guardare questa visione da una prospettiva radicalmente diversa. E credo che questo sia uno dei contenuti importanti. Ringrazio ancora per la partecipazione e lascio la parola a questo punto a Silvio Ferrari. Grazie a tutti. Evidente che
col senso della parola unilaterale. È evidente che io sono stato coinvolto anche in questa circostanza da un'amicizia forte, motivata, per me lusinghiera, nei confronti di Manrico Muzzi. Io ho avuto altre occasioni per dire qualcosa della sua attività, ma preferisco anche qui riprendere l'argomento dalle cose che lo caratterizzano e che per certi versi ho anche imparato da lui. Cioè, ci sono persone, si può naturalmente risolvere tutto con la formula del poeta Giramondo, ma ci sono persone che, pur abitando appunto, diciamo, più intensamente in una città, non le appartengono direttamente e forse non intendono farlo. Per uno come me, che ha certamente una dozzina d'anni di meno di un amico, questo elemento è stato un fattore di attrazione e di attenzione, perché giusto appunto in relazione alla vita pubblica che qui avete avuto l'amabilità o la generosità di ricordare, io ho avuto la possibilità di conoscere molte persone, in particolare persone delle grandi e anche meno grandi città italiane e anche esterne all'Italia. Ecco, mi è capitato altre volte di incontrare persone che, se confrontate dalla pura provenienza, vengono in qualche misura diminuite. Io ho fatto anche in tempo ad andare nella patria di origine di Muzzi, cioè all'Isola Bella. Ma, ripeto per non divagare, la sua personalità è più alta, più forte, poliedrica, piena di attenzioni che prima o poi comunque si riversano anche nei luoghi dove temporaneamente risiede, in questo caso anche a Genova. Per me è stato molto importante conoscerne appunto la personalità culturale, il percorso che lo ha portato naturalmente a scrivere in versi, in prosa, a tradurre da lingue intensamente mediterranee, il che non significa che altro non sono meno, ma intensamente qui vuol dire che hanno avuto un grande peso. E sotto questo profilo anche le cose di questo libro, secondo me, consentono a Muzzi di far tesoro del proprio grande bagaglio culturale, della propria formazione, della propria versatilità, del proprio plurilinguismo. Penso che ognuno di loro comprenderà che in questo non c'è nessuna intenzione, diciamo, di elevare la personalità di Muzzi, ma solo quella di collocare Muzzi in rapporto a questo episodio, davvero molto significativo. Proviamo a restituirlo a voi senza mancare di rispetto a nessuno dei presenti, pensando che anche una sola persona dei presenti non abbia letto questo testo. Prendiamo che sia Aldo Caterina, che ha dichiarato sportivamente non averlo ancora fatto. Che cos'è in realtà questo testo? Credo che si possa dire così. È innanzitutto un prolungato dialogo fra il 3 gennaio del 2011 e il 4 febbraio del 2013. Un prolungato dialogo, ma un dialogo reale. Cioè, qualche cosa, sapete, adesso si dice così, no? Di cartaceo. Io lo immagino così, nel senso che mi sento sempre dire: ma lei è rimasto al cartaceo? Sì, sì, è vero, io sono rimasto al cartaceo. Questo però, per come si presenta e per come l'ho letto, è in effetti un dialogo cartaceo. Con un altro elemento di valore, non so se Don Farinella condividerà, comunque anche questo sarebbe un argomento di riflessione, con un'introduzione, secondo me, inusuale, di Daniele Garrone, che io non conosco, che però fornisce dati e valutazioni storico-filologiche sul testo appunto antico preso in esame, uno scritto che dagli originali in copto, in greco, è leggibile in traduzioni diverse e suscettibile di interpretazioni diverse. A
cominciare, per esempio, mi sono segnato il riferimento anche per ragioni di brevità, spero, della comunicazione, a cominciare dalla sua antichità e dal suo rapporto con i cosiddetti Vangeli sinottici. Dunque, una sorta di testo complesso, con un riferimento numerico che mi ha persino colpito, spero di non sbagliare, 114, Zocchia, come 114 sono, se non dico male, le sue del Corano. Lo dico perché è uno dei libri di mia recente lettura, ne faccio ammenda qui, pubblicamente. Mi ci sono voluti gli episodi di Parigi, non gli ultimi, quelli del gennaio scorso, per convincermi a fare una cosa che dovrebbe essere, diciamo così, l'ordinario. Cioè, ho pensato che fosse necessario leggere innanzitutto la fonte di partenza. E questi 114, via, prologo di Tommaso, secondo il prefatore, ecco perché dicevo che è un fatto inusuale, spesso le prefazioni sono in qualche modo una sonata in onore. Invece qui il prefatore pensa che sia utile mostrare le differenze, proprio le diversità di opinione e di giudizio. Per esempio, secondo il prefatore, né una fonte né un'imitazione di Evangelio, riflettiamoci, né una fonte né un'imitazione. Con la posizione dei due dialoganti, assai vicina invece in questo caso, ma anche questo è contenuto nella prefazione e l'ho imparato, quindi non mi devo mettere le piume del paolo, l'ho imparato, con una posizione dei due dialoganti, dicevo, più vicina alle valutazioni di uno studioso e anche produttore, Mario Pinkerle, con i distinguo ancora del prefatore e le sue posizioni sul valore del testo che si possono riscontrare assai bene alla pagina 12. Anche qui una sorta di vera rarità rispetto alle cose che siamo abituati a leggere quando si parla appunto di testi prefatti, perché, se posso dire, guardate la schiettezza efficace di uno che scrive: personalmente non mi trovo né nell'apologetica che fa coincidere armonicamente il Gesù storico e le diverse teologie del Nuovo Testamento e la loro riformulazione dottrinale da parte della grande Chiesa, come se il discorso fosse sempre uno e sempre lo stesso, dal Gesù della storia al Concilio di Nicea, per citare una data significativa, né nella visione, in fondo gemella della prima, che ritiene di poter scoprire il vero Gesù in colui che è rivelazione di una dottrina segreta che appartiene all'uomo da sempre. Frase complessa, ma che mi ha colpito molto proprio per la schiettezza della riflessione critica, cioè vi rispetto, vi stimo, ho letto il vostro lavoro, non mi ci riconosco necessariamente, ma proprio per questo lo dico. In sintesi, quindi, una presentazione già critica rispetto al contenuto pur apprezzato del dialogo fra i protagonisti, ai quali obiettivamente bisogna tendere onore nei confronti di Manrico Murzi, penso che l'hanno già fatto, ma credo che forse un onore, come dire, quantitativamente ancora più grande va fatto nei confronti di uno studente, posso dire così, in ragione appunto della mia età, di uno studente, credo che in quest'anno ne ho più 30, guarda come mi sono preparato. Allora, di uno studente che ha una straordinaria capacità, non solo di dialogo, ma che, questa è una valutazione personale, nel corso del testo va crescendo, cioè questo anno di colloqui lo trasforma da apprenditore, da uomo che sempre pone, da giovane, che sempre pone le questioni della leggibilità e della compatibilità delle proprie convinzioni con il testo da cui si parte, e via via va invece assumendo la parte di chi è diventato un lettore sempre più paritario, sempre più dialogante, in modo tale che anche il modello preso, non dico a pretesto, ma preso inevitabilmente, diciamo, dalla letteratura classica, si potrebbe ragionare giusto delle epistole a Lucilio, che del resto vengono citate, va via via perdendosi, cioè diventa una prosa, ribadisco, paritaria e totalmente contemporanea. Dunque, se ci ragioniamo, quelli appena richiamati sono i presupposti storico-culturali, sui quali, secondo me, in maniera originale, è stata costruita l'iniziativa di un dialogo che si è trasformato, certo, in veste editoriale. Anche questa veste carica, certo, di precedenti letterari, ma nel caso presente sempre più credibile nella sua autenticità di rapporto
due persone che diventano due amicizie. Sarebbe interessante se avessi potuto persino giocare un po' letteralmente sui modi diversi in cui i due si chiamano, progressivamente, dando rilievo alle loro giornate, ai loro rapporti con gli altri, con le rispettive famiglie, con le feste. Lo dico perché questo è un elemento assolutamente intrinseco alla lettura. Ecco perché credo che la frase di Caterina non fosse un pro forma. Più si legge, più si avverte che questo elemento è reale, sempre per stare davvero nei tempi. Lasciatemi soltanto dirvi, quasi integralmente leggendo le cose che mi sono ancora segnate. Credo che si possa dire così. Si tratta di un esercizio spirituale, non lo dico io, lo dice Manrico a pagina 258. Di qui replica Paolo, il carattere elitario del Vangelo di Tommaso, pagina 260. Meditazioni, dico io, per credenti e non, anche per la possibilità di concentrarsi su ogni singola lettera. Se volessimo metodologicamente isolare ogni capitolo, l'autonomia delle letture non si abbasserebbe di qualità. E il rilievo appunto dei singoli luoghi sempre compiutamente riportati consente ad ogni capitolo di dare dei segni rilievi. È chiaro che si pone il nodo del rapporto fra le parole del Vangelo di Tommaso e i Vangeli detti sinottici, ma qui è necessaria una competenza che non è alla portata di tutti. Ne parlerà certamente, avevo scritto così, l'altro presentatore, ma si capisce a chi mi riferisco. Resta invece esplicita la qualità del dialogo che stimola i due corrispondenti a stabilire continuamente dei contatti intellettuali fra le parole del testo commentato e la loro cultura moderna. Ecco un altro passaggio di grandissimo rilievo di questo libro, cioè partire sempre senza negare il valore determinante, esemplare del testo, ma poi condirlo con le sicurezze o anche le inquietudini della propria formazione, che in Murzi ovviamente è l'occasione di argomentare, questo lo voglio ridire, e di valorizzare le proprie esperienze e le conoscenze, la dico così, di un uomo del Mediterraneo, come egli è ed è diventato, lungo un itinerario nel quale le massime del Vangelo di Tommaso sono parole, la parola di questa casa è mia, parole di un vocabolario comune. Così dice del resto Manrico alla pagina 55, lo cito a memoria, proprio in questi giorni, mi permetto quasi di fare un po' di reclamo al Teatro Stabile di Genova, in questi giorni si dà d'Orestea, dopo tanti anni, come si dice, un testo capitale. È interessante il fatto che Murzi, per dare rilievo al proprio argomento, citi proprio l'Eschilo, in quel imparare dalla sofferenza, e lo fa naturalmente anche in lingua greca. Dunque, siamo in presenza, ripeto, di un testo che via via va caricandosi di elementi di interesse. E allora la mia conclusione è proprio questa: nell'economia di queste pagine non si può certo trovare la sintesi del racconto, mentre se ne possono ricavare delle valutazioni anche rivolte al presente. La più significativa forse riguarda il ruolo della figura di Gesù, del Maestro, ne sentiremo certamente parlare. Un testimone insuperabile, queste sono parole mie, del significato del termine stesso di profeta, non certo il fondatore di un'organizzazione gerarchica, che ovviamente c'è, ma è stata pensata e allestita da altri in seguito. Il carattere precoce e autonomo del testo letto e commentato da Manrico e Paolo ci dice di una concomitanza delle fonti, alcune delle quali sono state certo ufficializzate e altre invece, penso che anche di questo sentiremo qualcosa di importante da offrire, e altre invece sono state atrofizzate e rimosse. Ecco il valore anche qui di un recupero. Per il lettore distaccato o per quello coinvolto dall'adesione religiosa, questo libro è un'occasione di confronto, appunto, anche con il linguaggio come esso viene abitualmente spiegato, giusto appunto, nel rituale domenicale quotidiano del Vangelo.